e bentornati sul canale. Tolgo gli occhiali perché altrimenti con il riflesso non vedete nulla o dovrei parlare così con la testa inclinata tutto il tempo e non mi sembra il caso. Allora, in questo video vi mostro, come avete potuto capire, un trucco occhiali, che è una cosa che in realtà mancava sul nostro canale e che alcune di voi ci hanno richiesto, perché appunto indossano occhiali, vogliono conoscere dei piccoli accorgimenti per quando si indossano gli occhiali. Questo video è quindi adatto a tutte voi, ma non solo. È comunque un trucco sobrio, fine, elegante se vogliamo, che possiamo utilizzare comunque tutti i giorni, anche se non indossiamo gli occhiali. Quindi io spero che il trucco vi piaccia, mi rimetto i miei occhiali. Ci tengo a dirvi che questi occhiali ci sono stati inviati da un'azienda Firmo per farci fare una recensione, e per coloro di voi che vorranno acquistare degli occhiali ci hanno dotato di un link su cui potete andare, potete acquistare gli occhiali gratis e dovrete pagare solamente le spese di spedizione. Però non voglio incentrare questo video su appunto la collaborazione, perché ve ne parlerò nel prossimo video, quindi in un video breve in cui vi spiegherò tutto su come fare. Io spero che questo video vi sia utile sul trucco occhiali e vi lascio al tutorial. Il primo punto riguarda il tipo di lente del vostro occhiale, quindi se avete una lente ad esempio che vi rimpicciolisce tantissimo l'occhio, cosa che mi capita spesso di vedere, andremo ad adattare dei piccoli accorgimenti per aprire un po' l'occhio e farlo sembrare più definito e appunto più grande di quello che è in realtà. Invece se avremo una lente che magari ci va ad ingrandire tantissimo l'occhio, andremo ad utilizzare degli accorgimenti per farlo apparire più piccolo. Quindi ricordate la regola base, che i colori chiari vanno a portare in fuori delle parti, i colori scuri vanno ad infossare la zona in questione. Quindi magari se volete rimpicciolire l'occhio usate colori un po' più scuri, una matita all'interno dell'occhio scura e così via. In questo caso oggi andremo a vedere un trucco standard da occhiali con un piccolo accorgimento per far sembrare l'occhio un po' più definito e aperto. Le sopracciglia sono molto importanti quando si indossano gli occhiali e quindi vi introduco il punto numero 2. Quando indossiamo l'occhiale, me lo metto un attimo così andate a vedere cosa intendo, le sopracciglia sono importantissime perché si trovano proprio al di sopra dell'occhiale. Guardate, scusate il riflesso perché gli occhiali non sono antiriflesso, quindi comunque vedrete la luce riflessa nell'occhiale. Quindi quando andiamo a indossare l'occhiale le sopracciglia sono molto evidenti in quanto si trovano proprio al di sopra della cornice degli occhiali. Quindi non è il caso di lasciarle spettinate e disordinate, ma di dare una forma ben definita e quindi in questo caso andare a definire questa zona in primis. Inizio il trucco occhi proprio dalle sopracciglia, che ovviamente come sapete possiamo definire in diversi modi. Andrete ad utilizzare il metodo che più preferite. Io nel mio caso ho delle sopracciglia abbastanza folte, quindi mi basta pettinarle all'insù e le vado a riempire con un ombretto in primis, perché quando andiamo a disegnare le sopracciglia, a definirle, è sempre meglio utilizzare più di un prodotto, o meglio più di una texture, ad esempio ombretto, crema, perché per dare più dimensione, più texture. Quindi inizio con un ombretto a delineare e definire la forma. Sto utilizzando un ombretto marrone scuro. Poi per fissare il sopracciglio utilizzo una liner in gel, questo è quello che utilizzo quasi sempre, è il Deep Down di MAC. Potete utilizzare appunto qualsiasi liner in gel marrone che si adatta alla vostra carnagione, ovviamente. Dopo aver finito le sopracciglia vi introduco al terzo punto importante per quanto riguarda il trucco occhiali, ovvero il primer e la base. È molto importante la preparazione al trucco perché dalla lente sarà visibile tutto in scala maggiore, sarà tutto più ingrandito, più evidente, e quindi anche il trucco occhi, se andrà per esempio nelle pieghette, se non è fissato bene, se ci sono grumi che cadono o resti di prodotto, sarà tutto molto più evidente che ad occhio nudo. Quindi facciamo bene attenzione a preparare un'ottima base, cosa che si fa con un primer ovviamente, per far durare l'ombretto tutto il
giorno, comunque tante ore, e poi con l'utilizzo di cipria per fissarle. Io utilizzo sempre il soft ochre di MAC, se mi seguite lo sapete che è uno dei miei preferiti. Una cosa che volevo dirvi per quanto riguarda l'angolo interno dell'occhio, io lo vado a correggere sempre prima di applicare l'ombretto, perché andando a fare la base alla fine, se vado a truccare gli occhi e non correggo quest'angolo, in cui nel mio caso si concentra la maggior parte di discromie, andrò ad ingrigirlo sovrapponendo dei prodotti o in crema o in polvere. Quindi, essendo tendente al blu, ho bisogno di correggerlo cromaticamente, vado ad applicare un correttore aranciato solamente appunto nell'angolo interno. Vedete già come la tonalità di blu è scomparsa praticamente. Lo vado a sfumare bene e procedo con la stesura del primer e anche un po' di sotto dell'occhio. Ora posso iniziare ad applicare l'ombretto. Una cosa molto importante quando applichiamo l'ombretto, e quindi questa sarà la quarta regola per il trucco occhi, è quella di definire bene l'occhio, perché appunto al di sotto della lente sarà molto più visibile e magari da lontano, se non abbiamo fatto un bel lavoro di definizione, di contorno all'occhio, l'occhio si va un po' a perdere. Quindi è importante comunque definirli. Dobbiamo incorniciare bene l'occhio sia sopra che sotto per evitare che si perda. Per questo trucco occhi utilizzerò la palette della NYX Ultimate Warm Neutrals nella colorazione 03, che mi sta piacendo tantissimo, sia a me che a mia sorella. Colori davvero stupendi, tipo questo è il mio colore preferito, credo di avervelo detto già in un altro video. Mi piace tantissimo, fa risaltare un sacco gli occhi marroni e anche gli occhi chiari, e dà un sacco di proprio di calore, di definizione, comunque soft all'occhio. Applico il secondo da sinistra, questo qui, che è un beigeolino, un dorato leggermente perlato. Lo applico sulla palpebra mobile. Ora nella piega vado ad applicare questo marrone caldo, lo prendo su un pennello da sfumatura ampio, questo è il 217 di MAC, e lo applico in tutta la piega sfumandolo. Adesso che ho fatto questo leggero lavoro di definizione della piega, prendo un pennello a lingua di gatto per avere un lavoro un po' più di definizione. Vado ad applicare adesso questo bellissimo ombretto che vi ho detto che è il mio preferito. Lo rivolgo con la punta verso il basso e lo applico specialmente nell'angolo esterno, quindi così. Mi congiungo con la fine dell'occhio, l'angolo esterno, facendo una sorta di V. Sfumo nella piega tirando verso l'alto e riprendo il pennello da sfumatura che ho utilizzato e vado a sfumare il tutto con movimenti circolari. Ora andiamo a scurire leggermente l'angolo esterno per definire ancora di più l'occhio e utilizzo questo marrone. Lo prendo sempre con il pennello a lingua di gatto, però lo giro dall'altro lato. Metto appunto solamente nell'angolo esterno per creare una soffice sfumatura, ma comunque definita. Sfumo sempre con il pennello. Però comunque rimaniamo concentrate sulla parte esterna. Al di sotto delle sopracciglia applico un colore opaco chiaro, che è il primo della palette, per rendere le sopracciglia più precise e per ripulire questa zona al di sotto. E lo sfumo con un pennello pulito. Adesso, come vi dicevo prima, è tempo di definire l'occhio. Andiamo a
definire i contorni con una matita marrone. Non voglio utilizzare la nera per non avere un effetto troppo marcato, troppo evidente, e magari appunto con una matita marrone questo trucco diventa molto più leggero, perfetto anche per tutti i giorni, per la mattina. Prima di andare a definire l'occhio però voglio piegare le ciglia, e questo ci introduce al quinto punto del trucco occhi, che è piegare sempre benissimo le ciglia, specialmente quando abbiamo casi di ciglia super lunghe che vanno all'ingiù o comunque piegate male. È importante utilizzare un piegaciglia per ridare forma e, tra virgolette, educare le vostre ciglia. In questo caso vedete l'occhio è anche molto più aperto con le ciglia all'insù. Andiamo adesso a delineare appunto l'occhio al di sotto con la matita marrone. Io sto utilizzando Teddy di MAC, quindi traccio una linea al di sotto fino a metà occhio, perché poi andremo a sfumare con l'ombretto. Là di sopra anche traccio una linea con la matita. Non è importante essere super precise perché andremo a sfumare. Riprendo l'ombretto marrone scuro, questo qui, sempre tono caldo, e vado a sfumare la matita. Non voglio proprio un effetto eyeliner, ma un effetto di contorno definito ma sfumato. Faccio la stessa cosa di sotto, vado a fissare e sfumare la matita con l'ombretto marrone. Adesso non mi resta che applicare il mascara. Io utilizzerò il Pupa Vamp in questo caso, ma normalmente avrei utilizzato un mascara waterproof, quello che utilizzo sempre, solo che poiché non devo indossare questo trucco per molto tempo, non mi importa della piega delle mie ciglia, quindi utilizzerò il Pupa Vamp. All'interno dell'occhio, come dicevamo, per aprirlo un po' di più e renderlo più grande, applico una matita color burro o bianca, come volete, color burro sarà un po' più naturale della bianca. Un altro piccolo accorgimento: per illuminare l'angolo interno e aprire ancora di più gli occhi, vado ad utilizzare sempre l'ombretto che ho messo sulla palpebra mobile, che è il secondo, questo vaniglia leggermente perlato, nell'angolo interno per illuminarlo. Vedete già com'è diverso. Come fondotinta utilizzo il Fit Me di Maybelline, lo spalmo in vari punti sul viso e poi lo andrò a sfumare con la mia Beauty Blender, ovviamente inumidita precedentemente. Dopo aver finito la base, andiamo al sesto punto. Punto che riguarda la correzione delle occhiaie e della zona al di sotto degli occhi, che appunto dalla lente risulterà una zona super evidente e visibile. Quindi è importante correggere bene questa zona al di sotto degli occhi, come è importante correggerla sempre, in questo caso ulteriormente correggerla e illuminarla per renderla perfetta dall'esterno e attraverso la lente. Quindi per far ciò utilizzo un correttore aranciato, utilizzo io lo Studio Finish della MAC nella colorazione NW25, che è appunto un sottotono aranciato, e poi lo vado a sfumare. E come illuminante del sotto degli occhi utilizzo il correttore della L'Oreal Accord Parfait nel numero 4, solamente nell'angolo interno e al centro del naso per illuminare un po' questa zona. Sfumo sempre con la mia Beauty Blender. L'ultimo punto del trucco occhi riguarda il fissaggio. Quindi è molto importante, come abbiamo già ripetuto prima nel video, fissare il trucco, soprattutto prepararlo ma anche fissarlo in seguito, e soprattutto in questa zona di sotto gli occhi dove si creano delle pieghette. Per far ciò possiamo o fissarlo con una normale cipria, comunque super sottile, meglio se in polvere libera, oppure utilizzare una cipria illuminante. In questo caso, come cipria illuminante sulle pelli olivastre soprattutto, una cipria gialla color banana, e in questo caso
utilizzo appunto la cipria banana della Ben Nye, che è la preferita delle sorelle Kardashian. Quindi ne prendo un po' sull'angolo della mia beauty blender bagnata, inumidita, non bagnata, e la metto al di sotto degli occhi. Quindi andiamo a fare un leggero baking. Tra l'altro stavo pensando di prepararvi anche un video sul baking proprio specifico, che è un video che molti di voi mi hanno richiesto. Lasciamo agire un po' il prodotto e andiamo a fissare il resto del viso. Per il resto del viso utilizzo un fondotinta in polvere, in questo caso lo Studio Fix di MAC nel numero NC25. È sempre un sottotono caldo. Ora non mi resta che scolpire un po' il viso per ridonare i volumi che abbiamo tolto. Utilizzo il colore Cameo di Nabla della linea Shade & Glow. Vado a scolpire le guance. Sfumo il prodotto verso le tempie e anche al di sotto della mascella. Per riscaldare ulteriormente il viso vado ad utilizzare una terra abbronzante abbastanza chiara, un tono non troppo scuro. Io utilizzo questa della Bourjois. Vado a riscaldare ulteriormente l'incarnato. Vado ad applicare un po' di blush Raisin di MAC. Davvero ragazze, una punta, questo blush è fantastico, uno dei miei preferiti, dura tantissimo, ne basta una punta e questo darà appunto un effetto di viso in salute, che sarà molto visibile, questa parte delle guance sarà molto visibile al di sotto degli occhiali, che qui appunto terminerà la montatura. Non ci resta che illuminare leggermente. E per illuminare il viso sto utilizzando l'ombretto Wet and Dry di Kiko nel numero 208, che è uno dei miei ombretti preferiti, sia come ombretto che come illuminante. Bellissimo, dorato, molto molto caldo, al centro del naso, sull'arco di Cupido. Ho deciso di abbinare il colore del rossetto agli occhiali. Tra l'altro era un rossetto, è un rossetto che non ho ancora sperimentato in un video, cioè non vi ho ancora mostrato. L'ho applicato, ho fatto anche delle foto che ho messo sulla pagina su Instagram, però non l'ho mai usato in un video. NYX Liquid Suede nel colore Brooklyn Thorn, che è un bel marrone grigiastro fango, mi piaceva molto come tonalità, quindi l'ho comprato e l'ho utilizzato tantissimo questo inverno e questo autunno, e quindi vi voglio far vedere appunto come sta sulle labbra. Ho applicato prima un po' di burro cacao e ho eliminato l'eccesso. La cosa che mi piace delle tinte è il fatto di non dover per forza applicare una matita per contornare le labbra, perché grazie al pennellino super ergonomico e dalla forma perfetta riusciamo proprio a seguire e a delineare bene i contorni delle labbra. E quindi ragazze, questo conclude il mio trucco occhiali, i miei accorgimenti per il trucco occhiali. Vedete un occhio definito, leggermente sfumato, in questi colori caldi della terra, che ci vanno a definire l'occhio ma a non dare un effetto super carico. E ragazze, questo conclude il video. Se il video vi è piaciuto datemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e una cosa molto importante che ci tenevo a dirvi, cliccate la campanellina a fianco all'iscrizione per rimanere sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni. Seguiteci anche sugli altri social se non lo fate già, che vi lascio comunque alla fine del video, e fateci sapere nei commenti sia a me che a mia sorella cosa ne pensate del video, se avete dei suggerimenti su nuovi video. Infatti ultimamente abbiamo cercato di accontentare diverse richieste che abbiamo ricevuto. Ci fa sempre piacere comunque accontentarvi, vedere un po' come il pubblico appunto risponde ai nostri video, cosa vi fa piacere vedere, e quindi cerchiamo sempre di pubblicare dei contenuti che possono essere interessanti per voi. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.